What fires together, wires together. Il che vuol dire che le aree cerebrali che si attivano nello stesso momento creano connessioni tra di loro. E questo è uno dei concetti base della plasticità. Per creare una memoria complessa di un evento, noi prendiamo informazioni dalle aree del cervello sensitive, motorie, che sono adibite a quell'esperienza, se quell'esperienza è non so, un ricordo di una cosa che si faceva con la mamma o di come si legge un libro, ecco, questa è un'esperienza, una cosa di cui possiamo parlare come esempio. C'è grande dibattito adesso se i bambini leggano meglio sui libri cartacei o sul libro tablet. Allora, il testo è uguale. Prima non si vedeva bene dal tablet, dai primi tablet erano troppo illuminati, si stancavano gli occhi. La tecnologia ha superato questo problema adesso, anzi aiutano gli occhi, i tablet imparano la luce dell'ambiente e mettono l'occhio nella condizione ideale. Però i bambini, sembra, questi pochi studi che ci sono, che imparino meno. Allora, probabilmente imparano meno perché hanno il ricordo tattile, sensitivo e affettivo del leggere il libro con la mamma, col papà, e di muovere e fare l'atto motorio. Quindi si è creato un circuito nel loro cervello per cui il leggere in modo piacevole è legato al libro cartaceo. Allora, la prima generazione in cui vedremo davvero se il leggere sul tablet è meno effettivo di leggere sul libro saranno i veri nativi, quelli a cui i genitori hanno insegnato a leggere sul tablet. Questo è un esempio del wire together, fires together. Leggere un libro, anche solo l'esperienza di leggere un libro in un adulto o in un bambino, viene da un network che è stato creato di esperienze che ha creato questo circuito di connessione.